Quanta meraviglia in questo artista! Gian Lorenzo Bernini è stato uno dei massimi rappresentanti del barocco italiano, un virtuoso della scultura fin dalle prime opere. Un esempio è il gruppo scultoreo di Apollo e Dafne, una delle opere giovanili dell'artista, commissionata da Scipione Borghese, collezionista di molti capolavori del Bernini. La scultura raffigura un famoso episodio mitologico presente nelle Metamorfosi, poema scritto dal poeta romano Ovidio. Secondo il racconto, il dio della musica, Apollo, era perdutamente innamorato della ninfa Dafne, la quale però aveva dedicato la propria vita ad Artemide, dea della caccia. Ma l'amore di Apollo era incontenibile e per questo motivo Dafne chiese aiuto al padre Ladone, dio dei boschi, il quale, per proteggere la figlia, la tramutò in un albero di alloro. L'episodio venne ripreso da molti artisti e poeti del XV e del XVI secolo, facendo diventare la ninfa un simbolo di virtù e di morale cristiana, perché rispettò il suo voto di fedeltà nei confronti di Artemide. Bernini fissò nel marmo il momento esatto in cui avviene la trasformazione. Dafne è stata raggiunta da Apollo, ma nello stesso istante la ninfa vede esaudita la sua preghiera al padre e comincia la metamorfosi. È una rappresentazione di forte drammaticità. Il viso di Daphne è contratto in un grido soffocato perché la natura umana la sta abbandonando. Le mani si trasformano in rami, i capelli diventano foglie, le dita dei piedi radici e la pelle corteccia. L'artista riuscì a cogliere perfettamente il movimento nello spazio grazie allo studio della posizione dei due corpi. Apollo è completamente appoggiato alla gamba destra, mentre Dafne è sollevata e inarcata nello slancio della corsa. L'equilibrio dei protagonisti è precario e tutto il gruppo scultoreo sembra sospeso nell'aria. Per ottenere questo effetto, lo scultore usò blocchi di marmo diversi, a differenza di Michelangelo che scolpiva un unico pezzo di marmo. La splendida lavorazione del marmo e la tensione psicologica rendono quest'opera una delle più belle sculture barocche. È straordinario come Bernini seppe rendere la materia con lavorazioni diverse, dalla morbidezza del mantello di Apollo alle sottili foglie nella parte alta della scultura che fanno trasparire la luce, alla pesantezza e rugosità del corpo della ninfa dove si fa corteccia. La scultura non ha un punto di vista privilegiato, ma si muove nello spazio. Quest'opera è una delle icone assolute della storia dell'arte. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!